Allora ragazzi, quando uso questa scheda di acquisizione e la metto nel computer, il problema è che questa balla in tutte le direzioni. Guardate, fa tutti questi movimenti, poi va sopra e sotto. E quindi adesso con la stampa 3D e Fusion 360, facendo una foto di qua e una foto dal lato, andiamo a risolvere questo problema. Allora ragazzi, ho fatto due belle foto, una di sopra e una di lato. Ora andiamo su Fusion 360 e facciamo clic su questa immagine qua. Poi faccio inserisci da computer e seleziono per esempio una prima immagine che è questa. Gli dico che è un'immagine di lato, faccio ok, mi zoomo, apro la cartella area grafica e faccio tasto destro e vado a calibrare. Cosa vuol dire vado a calibrare? Che gli dico semplicemente che, mi giro da quest'altro lato perché questo è il lato giusto, gli dico semplicemente che da qua a qua passano 12.5 mm. E vedete, mi si è zoomato tutto perché adesso si è calibrata l'immagine, adesso quella è 12,5 mm. Poi che vado a fare? Vado a fare un'altra volta, inserisci da computer, vado a prendere quest'altra immagine e la vado a mettere sul piano di sopra, quindi questo qua. Ok, la muovo con questi cursori come voglio io, quindi io la muoverò a 90 gradi e do l'ok un'altra volta. La rinomino con doppio clic e faccio sopra, così non mi confondo. Faccio tasto destro, calibra e allo stesso modo mi posiziono, diciamo, sul piano alto e gli dico appunto che da qua a qua passano 12.5 mm, in modo tale che si metta la stessa misura di quell'altro. Ora faccio tasto destro, modifica area grafica e lo vado a spostare proprio dove sta questa linea rossa, che sarebbe l'altro piano, quello là di lato. Vado a spostare di piccoli passi finché non arrivo più o meno sul bordo. Perfetto. Ora mi sposto da quest'altro lato, di così, mi posiziono tra la visuale tra il retro e l'alto e la vado a posizionare, insomma, al centro, cioè dov'è la USB. Vedete, qua è la USB e qua invece è la nostra porta, sempre USB. Quindi la vado a mettere una sopra l'altra, che se no non va bene. Vedete? Si stanno sovrapposizionando, piano piano, con calma, la vado a posizionare. Ok, 18.40 è perfetto, perché se io mi muovo, guardate, rimangono in posizione l'una sull'altra. Così è perfetto. Faccio ok, e adesso mi vado a concentrare sulla visuale da questo lato. Quindi faccio crea schizzo, vado su questo lato e mi creo la porta USB. Quindi strumento quadrato, vado a tracciare un quadrato di qua, poi gli do un offset di meno 3 per creare un po' di spessore, poi faccio edit estrudi e mi sposto da quest'altro lato, dal lato di sopra, ovvero alto, e lo vado a estrudere fino a dove arriva la USB, quindi 3 mm. Faccio ok, mi sposto di nuovo su questo piano, sul retro, e inizio a decidere che per esempio questa faccia di sopra, vi levo quello di sotto per farvi capire meglio, prendo questa faccia di sopra e gli dico che vorrei che, insomma, vorrei che arrivasse fino a qua, che tanto ce n'è di spazio, e faccio ok. Poi prendo questa parte, faccio E e la sposto, posizionandomi sempre nella maniera giusta, fino a qua perlomeno, tanto ce n'è di spazio. Misuro un attimo i millimetri, cioè da qua a qua quanto dista? Dista 15, quindi provo a fare la stessa cosa di qua, però qua c'è il jack, quindi è più complicato. Diciamo che di qua farò, per dire, 6. Tra l'altro qua c'è questa parte che possiamo sfruttare, perché possiamo decidere che io faccio per esempio tasto destro, crea schizzo, vado qua, prendo un'altra volta il quadrato, mi posiziono da qua a qua, quindi gli creo, diciamo, la sagoma, e poi vado indietro con l'offset finché, diciamo, non entro dentro, considerando gli angoli. Posso fare tranquillamente qua dove raccordo, selezionare questo e creare un raccordo che sia più o meno simile, quindi di un millimetro. Basta solo premere, in questo caso faccio invio, offset, e scendo giù di tipo meno 0,5. Prendo questo, vado qua, levo lo schizzo e lo sposto indietro di tipo, considerando che qua sono 3 mm, gli faccio andare di altri 3 mm dietro, poi do l'ok. Però vedete qua tagliato, quindi no, dobbiamo andare qua sotto, fare modifica operazione, e invece di taglio gli dico unisci, in modo tale che crea del materiale. Per il resto facciamo le rifiniture, ovvero faccio F, premo questi quattro angoli, 1, 2, 3 e 4, e gli do e gli scrivo un millimetro, oppure anche due in realtà. Così si crea questo bordo arrotondato che fa sempre piacere. Per il resto anche qua seleziono tutta la faccia, faccio F, gli do per esempio 0,5, in modo tale che possa entrare meglio. E per quanto riguarda la USB, uso una funzione, premendo S per cercare, scrivo offset faccia e gli do, seleziono tutte le facce e gli do un offset di
meno 0,5. Do l'ok, apro un attimo qua lo schizzo per vedere di quanto sono andato ad allargare. Non è tanto, quindi va bene così. E ragazzi, in realtà l'unica cosa che ci rimane da fare adesso è andare in stampa. Quindi vado in soffitta a prendere la stampante, perché non so se qualcuno se ne è accorto, ma sono tornato nella casa dei nostri genitori per, diciamo, una settimana. Quindi posso stampare le cose in 3D, incredibile, infatti usciranno dei video. E l'ho importato su Ideamaker, mi dice che ci vogliono 6 minuti e 3 centesimi. Quindi faccio esporta, lo metto nella mia bella micro SD. Fatto, tiro fuori la micro SD, vado qua sotto dove c'è la mia stampante, inserisco la micro SD, poi faccio print, print, e lo trovo e faccio via. E noi ci vediamo tra poco. Perfetto ragazzi, questo è il pezzo. Come vedete è perfetto. Ora andiamo un attimo a provare. Quindi stacco tutto. Raga, allora è perfetto, perché adesso questa parte, diciamo, è rock solid. E poi tra l'altro, essendo che c'è questa cosa che si va a incastrare qua, ha ancora più stabilità. Perfetto ragazzi, ancora una volta la stampa 3D ci ha risolto i problemi della vita. Io vi aspetto in un altro video. Ciao.